Si cerca chiarezza sulla questione del servizio di lavanolo dell'ASL di Teramo e dopo aver proclamato lo stato di agitazione qualche giorno fa, i sindacati tornano ad accendere i riflettori sulle condizioni peggiorative che i 12 dipendenti hanno ottenuto con il cambio gestione. Un campanello d'allarme, come spiegano, che rischia di non fermare la problematica locale ma di farla arrivare al nazionale. È stata fatta richiesta anche della documentazione all'ARIC per valutare tutte le procedure intraprese durante il cambio gestione, ma attualmente non sono stati forniti. Si torna a parlare anche del sistema dei subappalti. Rischia di rappresentare un precedente pericolosissimo per quanto riguarda la gestione degli appalti pubblici. Qui siamo in presenza di un soggetto appaltatore che ha vinto una gara attraverso un ribasso importante, ottenuto secondo noi non applicando integralmente le regole contrattuali previste nella clausola sociale. Abbiamo chiesto l'intervento dell'Associazione delle Imprese del Settore Nazionale. Ci sarà un incontro a fine mese. La chiarezza la chiedete alla ASL, soprattutto per quanto riguarda appunto il servizio guardaroba. Come è andata avanti questa faccenda? La faccenda è andata avanti che abbiamo fatto più tavoli dall'inizio, abbiamo iniziato a seguire questa situazione del cambio appalto tra la servizio ospedaliere e la HS. Ad oggi ci ritroviamo ad non avere chiarezza. Il prefetto è intervenuto per avere tutta la documentazione e vogliamo che qualcuno ci risponda. La ASL dice che non ha dissertato la riunione come è stato detto. No, la ASL è stata invitata a partecipare, è stata messa a conoscenza dei fatti, avrebbe potuto partecipare per darci anche delle spiegazioni. Il servizio di guardaroba, un problema che sta coinvolgendo i lavoratori per le problematiche che sono scaturite dal cambio di gestione, chi deve rispondere a questo? Allora, per quanto riguarda le condizioni dei contratti di lavoro, ovviamente deve rispondere la società che si è aggiudicata l'appalto, che deve rispettare la clausola sociale, deve rispettare il contratto nazionale di riferimento. E la regione comunque c'entra qualcosa? Allora, c'è una struttura che si chiama Areacom, che è quella che ha gestito, diciamo, l'appalto. Allora, noi stiamo chiedendo la documentazione perché mancano alcuni atti che dobbiamo visionare. L'offerta tecnica formulata da Hospital Service. I documenti per il momento non ci sono stati forniti. Se questa documentazione non dovesse pervenire a noi, ci tuteleremo nelle sedi opportune.